Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione dell'ultimo acquisto della campagna trasferimenti dell'estate 2019 dell'Udinese, un grande ritorno, quello di Stefano Okaka. A presentarlo questa mattina il responsabile dell'area tecnica, il direttore Pierpaolo Marino, cui lascio subito la parola prima poi di lasciare Stefano alle vostre domande. Grazie. Sono molto felice, buongiorno a tutti. Credo che non si sente. No. Com'è? Adesso sì. Va bene adesso. Buongiorno a tutti. Sono molto felice oggi di poter riaccogliere Stefano Okaka con noi. E siamo rimasti sempre in contatto con Stefano. Ci siamo visti nel mese di giugno, credo, prima che lui andasse via, e abbiamo colto l'opportunità in extremis quando con Stefano si è capito che c'era una sua volontà assoluta di voler ritornare in Friuli, preferendo Udine a tante possibilità che si erano aperte con il Watford da parte di squadre sia italiane che europee. Di questo sono particolarmente felice perché penso che con Stefano incominci un'era nuova per lui e per l'Udinese, e penso che ci prenderemo grandi soddisfazioni perché è arrivato a titolo definitivo con un contratto di 3 anni, ci sarà sicuramente utilissimo, ma soprattutto la sfida che ha Stefano in questo momento è quella di dimostrare, di realizzare tutto quanto in premessa aveva fatto vedere nella sua carriera. A 30 anni non è mai troppo tardi e io gli auguro tutto il bene possibile e di realizzare tutto quello che meritava di fare già nella prima parte della sua carriera e che sono sicuro faremo insieme qui a Udine. Quindi bentornato Stefano e soprattutto buona fortuna per questa nuova avventura, per te e per noi. Partiamo subito con le vostre domande per Stefano, la prima per il Gazzettino. Buongiorno Stefano, il direttore dell'area tecnica ha già risposto alla domanda che volevo farti, cioè a giugno sei andato via, sembrava che tu non tornassi più, invece sei ritornato. Lasciamo stare, Pierpaolo Marino ha risposto in maniera precisa. La domanda mia è questa: sei ritornato, la sensazione è che la squadra sia più forte? Sì. E perché? In cosa? Sì, sicuramente. L'anno scorso a gennaio c'era una situazione difficile, che tutti sapete, ma soprattutto perché mancava esperienza, e quando incominci dei campionati così senza esperienza alla lunga la paghi. Quest'anno penso il direttore, la prima cosa che abbia fatto, ha individuato bene gli errori fatti lo scorso anno e ha messo esperienza, e adesso se giri nello spogliatoio riesci a vedere uomini e riesci a vedere gente che può darti ogni giorno qualcosa, e quindi si vede anche negli allenamenti e nelle prestazioni, come è stato con il Milan e come spero sia in futuro. Messaggero Veneto. Buongiorno, volevo chiederti cos'è che è cambiato da giugno a oggi, nel senso che tu avevi fatto benissimo qua, perché nei 6 mesi comunque avevi fatto bene, eri stato uno dei giocatori che avevano dato la svolta per arrivare alla salvezza, e era andato tutto bene e mi veniva quasi spontaneo pensare che si potesse continuare da subito. In questi 2 mesi cosa che poi è invece cambiato? Ma non è cambiato niente, anche perché io ero un giocatore del Watford, quindi dovevo tornare a Watford. Poi da qua a giugno sono successe tante cose, c'è stato tanto lavoro, ci sono state tante richieste, però poi alla fine
io mi devo sentire bene, perché a 30 anni non ho più voglia di andare in dei posti dove devo ricominciare da zero e riconoscere la città, riconoscere gente, ripartire da delle situazioni che a me non vanno più. E quindi per me qua è sempre stata una casa da gennaio, e l'ho sempre detto, quindi la priorità era tornare qua. C'era solo da aspettare, perché non essendo un giocatore dell'Udinese c'erano tanti altri fattori di mezzo, però l'importante è che sono qua. Udi News. Ciao Stefano, bentornato. Io volevo chiederti, anche visto quello che hai appena detto, la formula è quella del trasferimento a titolo definitivo, quindi è anche un investimento non solo per questa stagione ma anche per il tuo futuro. Vuoi che sia la tua casa a lungo termine? Sì, qua mi sono, come ho sempre detto, mi hanno accolto a braccia aperte. Io ho cercato di fare il mio e ci siamo trovati subito, è stato un amore a prima vista. Poi a giugno ho incontrato il direttore, e a 30 anni incontrare una persona così che ti dà qualcosa è molto difficile, perché soprattutto con la mia carriera e diciamo il mio modo di essere mi ha stupito molto. E dopo che l'ho incontrato ho detto devo tornare, perché è un condottiero, è una persona molto umile, che si fa seguire ma molto lucido, e penso che per la mia carriera avere dei fuoriclasse così in questo momento della mia carriera avere dei fuoriclasse così del mestiere mi possa dare quel finale per esaudire tutti i miei sogni che non ho mai cancellato. Sky Sport. Ciao Stefano, bentornato. Hai esordito l'anno scorso con il Parma, gol e sconfitta purtroppo per l'Udinese, e arrivi che c'è stata la stessa partita, ancora una sconfitta, forse anzi decisamente immeritata per l'Udinese. Vista da fuori la partita contro il Milan, la partita contro il Parma, che squadra hai visto? Ho visto una squadra ben messa in palla, poi ci sono situazioni che si creano nella partita che ti portano a vincere o a perdere, ma penso che i nostri obiettivi quest'anno dobbiamo costruirli partita dopo partita, poi fra un mese e mezzo vedremo quello che possiamo fare. Però ho visto una squadra che è compatta e fisicamente sta bene, e penso che possiamo fare un grande campionato. Tele Friuli. Sì, bentornato. Tu hai detto che la squadra è migliorata, effettivamente c'è anche più competitività nei ruoli, anche nel tuo, quindi sai che sarà ancora più difficile ritagliarsi spazio. È una cosa che ti stimola? Come la prendi? Sì, è una cosa che mi stimola. In 16 anni della mia carriera penso di aver giocato con grandi campioni, non è mai stato un problema. Qua arrivo a 30 anni e devo cercare di dare gas a tutto me stesso, per me, per la città, per i miei compagni, per il direttore. Poi le scelte le fa l'allenatore, ma l'importante è riportare l'Udinese dove merita giorno dopo giorno. Poi se siamo 5-10 non cambia, l'importante è che la palla va dentro. Udi News. Stefano, proprio a proposito dei compagni, perché anche per esempio l'ultimo arrivato che è insieme ha detto di aver parlato con te, di aver chiesto qualcosina su questa nuova esperienza, ti senti di poter dare un contributo importante anche a livello di leadership, perché comunque tutti ti riconoscono come un leader tecnico in campo ma anche una di quelle figure che in spogliatoio fanno bene? Sì, a me fa piacere questo, perché cerco sempre di aiutare tutti. Poi è normale che in un gruppo non puoi avere relazioni personali con 30 ragazzi, però cerco sempre di fare il mio, e soprattutto con giocatori che vengono da fuori, perché ho questa esperienza avendo girato molto. E Ken mi ha chiesto com'era, io ho detto se hai bisogno di rilanciarti e vuoi sentirti a casa vai a Udine, perché è una società straordinaria, con un'organizzazione straordinaria, e ti permetterà di fare quello che vorrai fare in futuro. E lui
poi ci siamo visti qua e mi ha detto avevi ragione. Gazzettino. Allora, le motivazioni non ti mancano. 30 anni nello sport moderno, oggi sei giovane ancora, hai una carriera lunga ancora da fare. Non hai parlato la nazionale, tu sei andato in nazionale, era una promessa del calcio italiano, ti sei comprato anche bene in azzurro. Ci pensi alla nazionale? Sì, certo che ci penso, è un obiettivo. Tutto quello che incontrerò di positivo nella mia strada quest'anno lo metto al primo posto, quindi che possa essere la nazionale, che possa essere vincere lo scudetto con l'Udinese, che possa essere tutto quello che viene, lo prendiamo. Però adesso la mia concentrazione sicuramente è sul campo, sulla mia squadra, su stare bene fisicamente, poi tutto il resto verrà da solo. Ecco, allora ne approfitto, poi finisco. Stare bene fisicamente, tu vieni dal Watford, sei arrivato 4 giorni fa. Sì. Come stai? Sei come condizione, come brillantezza, come stato di forma? Sei già nella condizione di poter giocare dall'inizio in campionato? Ma questo sinceramente non lo so, perché ho fatto tutto il lavoro che dovevo fare e poi c'è stata questa settimana di turbolenze con il mercato e quindi mi sono fermato un po', però penso che in confronto a gennaio sto molto meglio. Poi vediamo se possono essere una settimana o due settimane, ma penso che per scendere in campo non ci voglia tanto tempo. Messaggero Veneto. Non voglio fare il menagramo, ma all'anno scorso alla fine c'è stato, si è detto, abbiamo scritto noi, poi nessuno ha parlato ufficialmente, che c'è stato questo mini litigio con l'allenatore. Allora, il fatto che tu sia qui oggi vuol dire che poi in realtà non è stato niente di grave, perché credo che altrimenti non saresti qua. Puoi chiarire definitivamente questa cosa e metterci un punto? No, anch'io ho letto che io ho fatto o lui ha fatto, non è successo niente, anche perché era all'ultimo allenamento dell'anno, abbiamo fatto una grande salvezza. Penso che il fatto che sono qua smentisca tutte queste cose, poi sai, il calcio è anche questo, però l'importante è andare avanti e cercare di raggiungere gli obiettivi tutti insieme. Ultima domanda, Udinews. Comunque, a proposito di questo, prego. Se mi permetti di intervenire sulla domanda di Meroi, volevo dire, sia chiaro che quando Stefano ci ha fatto capire che c'era l'opportunità e da parte della proprietà di Gino Pozzo c'era la possibilità di potercelo far arrivare a titolo definitivo e Stefano era entusiasta, il primo entusiasta di tutto è stato il mister Tudor, quindi questo chiude ogni problema con tutte le chiacchiere che si sono dette e che sono circolate, quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista, perché il mister è stato felicissimo di accoglierlo. Udinews. Sì, un'ultima domanda che più che altro rappresenta un po' anche il discorso degli obiettivi. L'anno scorso 16 presenze, 6 gol, il tuo massimo numero in Serie A. Magari nei sogni c'è anche di raggiungere la doppia cifra. L'anno scorso hai fatto 2 doppiette, chissà, perché no? Non è il mio massimo, perché ho fatto 6 mesi. Però nell'anno solare ho fatto anche 10 gol alla Sampdoria, quindi non è il mio massimo. Statistiche? No. Spero di fare i più gol possibili, assist, tutto quello che mi permette il mio bagaglio tecnico di fare. Mi sono messo a disposizione dal primo giorno e mi metterò a disposizione da oggi per i miei compagni. Poi alla fine dell'anno tireremo le somme. Grazie a tutti, lasciamo spazio adesso per le classiche foto di rito con Stefano e il direttore Marino. Grazie a tutti.